Signore e signori, è arrivata dallo spazio la nostra nuova campionessa, Eliana. È sotto copertura, è un marziano, quindi dice Divoli, poi Roma, ma in realtà la mia madre è arrivata dalla Luna. Come stai? Bene, bene. Bene. Sì, si vede. Allora, un sorriso fantastico che non lascia trasparire la tensione. Allora, la cuffia, ti lascio concentrare. Come prima del decollo della navicella, di là Samir e Andrea, formazione tipo, campionessa al centro, il vecchio zio Flavio di qua, voi a casa. Speriamo di sì, che anche stasera vi vada di giocare tutti insieme. Buona sfida, buona ghigliottina. Vado? Certo. Andiamo, Eliana. Prima coppia. Dedica. Epoca. Dedica. Ghigliottina. Falsa partenza, ripartiamo da epoca. Adesso. Regno. Stato. Regno. Ghigliottina. Epoca, stato, proviamo a immaginare in un'altra maniera, a scegliere passando da un'altra strada. Sovrano, lontano. Lontano. Ghigliottina. Cambiamo ancora, cambiamo ancora. Il cervellone sei tu, oh. Epoca, stato, sovrano. Catturare. Prendere. Catturare. Ghigliottina. Non dico più niente. Me sto zitto. Epoca, stato, sovrano, prendere. Certificato. Diploma. Diploma. Ghigliottina. Unplane, un bel unplane. Mettiamola così. Eliana, comunque ci sono rimasti più di 6.000 euro, 6.563 euro. E soprattutto le parole abbiamo. Epoca, stato, sovrano, prendere, certificato. Un minuto da adesso. Buona fortuna, Eliana. Puoi finalmente far respirare la tua fantastica foresta di ricci e quindi puoi sistemare la parola, non ci far vedere, noi non guardiamo fino all'ultimo per poter giocare naturalmente insieme al campione e alla campionessa e soprattutto insieme a voi a casa tutti insieme. Voi state giocando, vi state sfidando, siete arrivati adesso, vi stavo aspettando. Epoca, stato, sovrano, prendere, certificato. Mi è venuto in mente adesso. Attenzione, aspetta che Eliana in una smorfia di dolore agonistico mi ha detto mi è venuto in mente. Vado solo, altrimenti Samir e Andrea mi sgridano, mi bacchettano. La campionessa parla o il campione dopo che io ho sistemato la parola. Adesso è pronto. Perché quel dolore all'improvviso, Eliana?
Perché mi è venuta in mente una parola che ovviamente lega di più, la mia non... Non mi dai possibilità? No, la mia, cioè, la, sicuramente adesso ci ragiono e troverò un bel legame, però è stato proprio un minuto di vuoto, non riuscivo a... È anche la prima volta. Non è una banalità, anche se è una frase che diciamo tutti, da casa è più facile. C'è un po' più di tempo perché in questo momento se tu fossi a casa staresti ancora elaborando. Invece tu hai già dovuto scrivere, il tempo vola e va e il gong sancisce la fine del tempo a disposizione. Allora, lavoriamo su questa che vai a girare e poi mi dici quella che ti è venuta nel colpo di genio. Sì. Allora, hai scritto... Garanzia. Oh. Adesso. Sì. Vado a... Sì. Il certificato di garanzia e fino qua prendere una garanzia, sì, richiedere una garanzia, sì, il sovrano è una garanzia di governo, sì, cioè la garanzia dello Stato, la garanzia dello Stato e la garanzia di un'epoca, sì. Se vuoi ti dico quella che invece ho pensato. Perché subito. Ti sento che scalpiti. No, non lo so. No, però va bene. Ragioniamo. Ragioniamo. Mentre appunto hai consegnato, sei tornata, ti sei levata la cuffia e mi hai detto no! Mi è venuta in mente, come hai detto, mi è venuta in mente. Me ne è venuta in mente almeno una che lega con quattro. Quattro buone, non sono un po' indecisa su epoca, ma. E qual è? Titolo. Cioè? Titolo di Stato, ok. Il sovrano, titolo, è un avere un titolo, prendere un titolo e il certificato, ma neanche forse il titolo è giusto, forse neanche quella, quindi sono più tranquilla. Brava, per fortuna, altrimenti a me stava l'incombenza di doverti dire mannaggia qualche no, secondo bene, in più okay. E scrivevi titolo. No, però perlomeno avrebbe legato con un po' di più parole, insomma sarebbe stato più. Senti, ma appunto quando sei arrivata portandoci il tuo sorriso, la tua simpatia, allora dice ciao Flavio, ciao Eliana, ben arrivata all'Eredità, dice ah, Eliana da Tivoli, dice sì ma poi vivo a Roma, dice sono di Tivoli, nata lì, giusto? Sì. E poi Roma, e lavori a Roma? Mm-hmm. Però dico magari sarà capitato per qualche documento, qualcosa, dice ma dottoressa scusi ingegnere ma lei vive là o vive là? Dice a me serve un certificato? Residenza. Serve un certificato di residenza che appunto l'anagrafe rilascia. Certo. Prende la residenza. Certo. Se dove rimani a Tivoli, a Roma o da un'altra parte, iscriversi all'anagrafe dando i propri estremi di residenza. Certo, è giusto. Lo stato di residenza. Lo stato di residenza, la nazione in cui si ha la residenza, ad esempio per richiedere il passaporto. Il certificato di residenza. Certo. Il sovrano. Beh, la residenza del sovrano, residenza noi torniamo a casa, sovrano. Il sovrano torna alla reggia di Versailles, alla reggia di Caserta, ragione. Al Louvre. E la residenza d'epoca, un palazzo, un castello, una dimora antica e quindi appunto una residenza d'epoca e poi lo stato di residenza e la residenza di un sovrano, prendere la residenza, speriamo che tu la voglia prendere qua l'eredità, certo, tante sere insieme e poi appunto ci sarà il certificato di residenza. Ad esempio Andrea è arrivato tra New York, Londra, Parigi, non sappiamo dove abbia la residenza. Ma il mio cuore è qua in Italia. Il tuo cuore a Bustarsizio e poi anche a Roma. Tac. E allora non è titolo, non è garanzia, la parola di questa sera vi do la mia di garanzia, quella dell'eredità, che la parola è residenza. La nostra residenza è qua. Ben arrivata Eliana tra le campionesse dell'eredità. Buona serata Samira, buona serata Andrea. Buona serata a te Flavio e buona serata a tutti. Grazie, a domani, adesso TG1. Buona serata, la nostra residenza.